delle risorse che possa in qualche maniera continuare ad aiutare quelle piccole imprese. Loro lo hanno fatto in particolar modo per il settore della ricettività alberghiera, ma anche turistica, anche ristorativa, perché in un momento particolare come questo, le nostre imprese non ci chiedono altro, in particolar modo, e lo dirò perché, in particolar modo nel meridione d'Italia, non ci chiedono altro che un aiuto nell'onorare sicuramente la propria debitoria, ma poterlo fare in una maniera che sinceramente fino a 2 anni fa era accettabile, purtroppo dalla crisi in poi non è più accettabile. In parole povere, ci chiedono la trasformazione della debitoria da breve a medio e lungo termine, cosa che obiettivamente un organismo come quella del sovraindebitamento potrebbe, dovrebbe poter mettere a disposizione gli strumenti per queste imprese. Perché questa ulteriore richiesta? Ci sono delle realtà, io parlerò per quella materana, ma in Italia ce ne sono decine di queste situazioni. Il sistema camerale prima e il sistema associativo dopo, dal 2016, 2017, 2018, e cioè alla vigilia dell'evento della Capitale Europea della Cultura, che voi saprete nel 2019 ha investito questo territorio, ha fatto da stimolo a quelle imprese, in particolar modo quella della ricettività alberghiera e ristorativa, a ristrutturare le proprie attività perché nel 2019 dovevamo incontrare e abbiamo incontrato il mondo. Quindi dalla salumeria dell'angolo alla grossa struttura alberghiera, stimolati anche dal lavoro del sistema camerale, ha messo mani al portafoglio, si è rivolto agli istituti bancari, ha fatto le giuste e dovute ristrutturazioni. Poi è successo quello che è successo da febbraio del 2020 e oggi obiettivamente e sinceramente ci dicono nel voler riconoscere la debitoria perché nessuno ha intenzione di volerla ridurre o cancellarla, ma nel riconoscere la debitoria abbiamo però la necessità, e questo credo possa e debba essere un tema che va affrontato anche questa sera, nella trasformazione della tempistica. Allora, questo tipo di affanno che è sicuramente incide sicuramente nelle imprese in maniera deprimente, potrebbe servire sicuramente a risolvere una parte, specialmente quella psicologica, nei confronti di quelle imprese che, ahimè, oramai da qualche mese dedica il suo tempo e il suo lavoro a rincorrere le proprie debitorie e si distrae in maniera molto molto più pressante rispetto alle attenzioni che dovrebbe avere per l'impresa, per la propria impresa. Tutto ciò premesso, voglio dire che il sistema camerale, tutto, in particolar modo quello della Basilicata e anche l'azienda speciale che mi onoro di rappresentare, Asset, continuerà imperterrita nei prossimi mesi a poter fare quel lavoro di formazione e informazione che credo sia necessario perché lo sappiamo tutti, la legge sul sovraindebitamento può rappresentare sicuramente una miniera di risoluzioni. Riscontriamo, nostro malgrado, ancora oggi una cattiva informazione su quello che questa norma può mettere a disposizione per le nostre imprese. Per quello che potremo e per quello che dovremo, il sistema camerale continuerà in questa opera, convinti come siamo che solo e soltanto un'opera di abbondante ufficializzazione e formazione e informazione di questo strumento potrà davvero alle nostre aziende. Io vi auguro un buon lavoro, ringrazio ancora una volta, lo faccio con la dottoressa Caradonio, mi perdonerà dottoressa, so che lei ha voluto dedicare qualche minuto a questo importante impegno delegato dal Presidente del Tribunale, che mi permetto di salutarlo perché so che tra qualche giorno lascerà questo prestigioso incarico e quindi anche noi vogliamo ringraziarlo perché lui sicuramente è stato molto vicino a queste problematiche, mettendo a disposizione la struttura anche del Tribunale, non solo, ci ha fatto sentire anche a livello di
professionale, ma anche di amicalità, quanto importante possa essere il lavoro che noi stiamo portando avanti. Quindi a tutta la platea voglio esternare i saluti del Presidente del Tribunale. Sono convinto che la dottoressa Caradone lo farà ancora meglio e più di me, augurandovi sicuramente un buon lavoro, restando a disposizione per qualsiasi ulteriore intervento. Buona serata. Grazie del suo intervento. Do adesso la parola alla dottoressa Orietta Maizza del Ministero dello Sviluppo Economico. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, grazie Avvocato Valerini della parola, grazie alla Camera di Commercio della Basilicata per l'organizzazione di questo nuovo appuntamento di approfondimento e di roadshow, diciamo virtuale sul territorio nazionale per parlare dei temi legati al sovraindebitamento e per illustrare quali sono gli strumenti per non cadere in situazioni di crisi e di difficoltà peggiori. Io sposto un po', l'attenzione sul versante consumatori, che come, si diceva, insomma, il Ministero, sostiene questa diffusione, diciamo, di informazioni nell'ambito delle politiche, a tutela dei consumatori. E nel senso, di sostenere sempre di più le azioni di informative di accrescimento della consapevolezza che i cittadini, perché anche gli imprenditori poi come prima qualità sono persone e quindi sono cittadini e sono consumatori. Consapevolezza rispetto alle complessità e alle sfide che vengono poste da una situazione economica che anche già prima della pandemia non era del tutto rosea, che la pandemia ha stressato ulteriormente, che per fortuna recentemente dà qualche segnale un po' così di roseo per il futuro, ma che certo non può garantire diciamo, un superamento senza ulteriori sforzi, attività, impegno e veramente attenzione a come si procede nella fase di recupero. In questo senso, dal punto di vista dei consumatori, il quadro strategico di riferimento ci viene dall'Unione Europea che lo scorso anno, nel rilasciare la strategia per i consumatori, il programma della nuova agenda per i consumatori, ha proprio messo, come dire, l'evidenza su due passaggi, diciamo, un lato rafforzare la resilienza e dall'altra accrescere la forza dei soggetti, dei consumatori, perché diventino soggetti attivi nel mercato e quindi aiutare anche una ripresa che sempre più deve essere sostenibile. Quindi le due parole, resilienza e sostenibilità, sono un po' quelle che sono alla base anche di questi strumenti e di queste riflessioni che noi andiamo a fare. Capacità del consumatore, del soggetto, dell'impresa di resistere davanti agli shock, quindi strutturarsi in modo tale da resistere davanti agli shock e dall'altra parte rafforzarsi per riuscire a imboccare la strada della ripresa sostenibile. Quindi sostenibilità significa futuro, capacità di confermare e di mantenersi su un sentiero virtuoso nel futuro. Questo è un po' il quadro strategico in cui anche il Ministero cerca di fare una serie di azioni, tra cui questa proprio che è abbastanza emblematica un po' di questi elementi. Nell'ambito degli interventi che noi conduciamo, avvalendoci delle risorse che il Ministero gestisce e che provengono dalle sanzioni che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato irroga alle imprese che non
diciamo, non rispettano quelli che sono le norme a tutela dei consumatori o a tutela della concorrenza o di promozione della concorrenza, si cerca di restituire appunto ai soggetti interventi molto di informazione, di conoscenza, di diffusione dei diritti e di opportunità che possono esistere, proprio per accrescerne la consapevolezza. Non voglio dilungarmi su tutte le attività del Ministero in questo versante, perché credo che i lavori siano molto ricchi e in base al programma siamo già forse qualche minuto in ritardo, quindi no, non mi soffermo su altri elementi, rinnovo i ringraziamenti perché credo che questa opera di appuntamenti sia stata molto ricca nel tempo, diciamo nei mesi in cui si sono succeduti questi appuntamenti. Ripasso la parola all'avvocato Valerini e vi auguro una buona prosecuzione dei lavori, scusandomi, ma purtroppo un altro impegno non mi permetterà di rimanere collegata per il successivo. Grazie. Grazie a lei, dottoressa, grazie. E darei adesso la parola alla dottoressa Sabrina Diella di Union Camere. Vedo collegata, manca l'audio. Audio disattivato, riproviamo. Sabrina? Qualche problema tecnico? Nulla. Allora, intanto che Sabrina Diella risolve le problematiche di connessione, e quindi faremo il suo saluto in seguito durante il corso dei nostri lavori, a me il compito di introdurre i lavori di questo pomeriggio sul piano delle procedure, sullo stato della normativa sul sovraindebitamento come strumento sicuramente a vantaggio del consumatore, delle piccole e medie imprese. Uno strumento che, come già anticipava il presidente Tortorelli, è caratterizzato dal fatto che spesso la conoscenza dell'istituto è una conoscenza non completa da parte dei destinatari, ed ecco l'attività di formazione, informazione fondamentale nel momento in cui ci si avvicina a questi strumenti. Anche perché questo strumento è potenzialmente, svolge la propria efficacia al massimo se i soggetti in stato di difficoltà si avvicinano a questo strumento in maniera tempestiva. Quanto più è tempestivo il ricorso allo strumento del sovraindebitamento, maggiori le possibilità di successo dello strumento, che non sia necessariamente liquidatorio. Perché la prima caratteristica che è bene ricordare di questi strumenti è che le procedure, le principali tre procedure, ma non sono solo queste, come vedremo tra poco, sono le procedure di ristrutturazione dei debiti nella forma del piano del consumatore, dell'accordo di composizione, e poi certamente c'è anche la procedura liquidatoria con la liquidazione dei beni del debitore. Ma l'interesse sarebbe quello di consentire una ristrutturazione del debito tempestiva, anche per evitare conseguenze deteriori. Ricordiamo che questa legge è collegata anche al fenomeno dell'usura, nel senso cioè di prevenzione del ricorso dell'usura del debitore sovraindebitato. Sicuramente poi un'altra caratteristica di questa legge è la norma che ha la legge di Natale del 2020, che ha reso, che ha implementato, come vedremo e approfondiremo questo pomeriggio, l'istituto della legge sul sovraindebitamento, con alcune caratteristiche che tra poco passeremo in successione. Peraltro, questa legge di dicembre 2020
della notte di Natale, il 24, è entrata in vigore formalmente il 25 dicembre, quindi che cosa aveva, come qual era il suo obiettivo? Era quello di favorire quanto più possibile il ricorso alle procedure di sovraindebitamento in un momento certamente particolare. Doppia particolarità, l'effetto dell'uscita dalla crisi, almeno quello che dovrebbe essere l'uscita dalla crisi, dalla pandemia, e soprattutto la non entrata in vigore del codice della crisi, che sul punto non è entrato in vigore. Quindi l'esigenza qual era? Era quella di creare una possibilità da far utilizzare a quanti più consumatori possibili in un momento particolare, che è esattamente quello in cui vanno a finire tutte le forme di sostegno che andranno a finire messe a disposizione del governo per fronteggiare gli effetti economici avversi derivanti dall'applicazione delle normative in materia di contenimento del Covid. Che cosa si è registrato, prima di passare a vedere qual è le norme? Che nonostante forse il periodo caratterizzato dalla presenza di sostegni pubblici all'economia, alle persone con la moratoria, con la possibilità di chiedere finanziamenti e quant'altro, si è confermato forse la circostanza che i debitori, fino a che non si arriva al punto finale, cioè spesso individuato dall'esecuzione sul rilascio degli immobili, non si avvicinano agli istituti di composizione della crisi. Quindi anche su questo bisognerebbe intervenire per far sì che quanti più possibili siano i consumatori che sappiano in tempo utile dell'esistenza e si avvicinino a questo strumento. Il legislatore certo non aiuta su questo, perché lo ricorderete, l'unico momento di informazione previsto per legge è la notifica dell'atto di precetto, ma l'atto di precetto, come ben sapete, è l'atto che precede di 10 giorni l'inizio dell'espropriazione forzata, tempo sicuramente, come dire, non sufficiente per organizzare una procedura, ma sicuramente bisognerebbe forse, se mi consentite la battuta, anticipare l'avvertimento in due luoghi. Se vogliamo rimanere nel processo, all'atto di citazione, forse così c'è il tempo per organizzare nell'eventualità di soccombenza, o anche e soprattutto nell'ambito della stipulazione dei contratti di finanziamento. E quindi questa informazione precisa nell'ambito dei contratti di finanziamento potrebbe essere un modo per far capire che il sovraindebitamento si può fronteggiare in maniera opportuna. Con che cosa? Con queste procedure di natura concorsuale che consentono al debitore civile non fallibile, lo chiamiamo ancora così, di poter contare su procedure di ristrutturazione che mettono insieme tutti i creditori. Procedure ad iniziativa del solo debitore, tendenzialmente, tranne un caso eccezionale, queste procedure sono attivabili soltanto dal debitore e dal piccolo imprenditore sotto soglia, volte a ottenere la ristrutturazione dei debiti. Ma iniziamo a vedere le novità, le passo in rassegna, alcune saranno approfondite nel corso di questo pomeriggio. Intanto, la prima novità significativa volta a favorire, vedremo in che modo favorire, è l'apertura della nozione di consumatore, per far sì che possa accedere al piano del consumatore, che è la procedura sicuramente più vantaggiosa, perché tramite l'intervento del giudice si impone una ristrutturazione ai creditori, non sono ammessi al voto, c'è un giudizio di omologa da parte del tribunale, si amplia la platea dei soggetti rispetto ai quali non si deve porre il problema della natura di consumatore. In questo caso la legge del 2020, dicembre 2020, ha chiarito che anche i soci delle società di persone, quindi illimitatamente responsabili e quindi potenzialmente esposti alla estensione del fallimento, possono essere ammessi alla procedura per debiti estranei a quelli sociali. Rispetto a questo, peraltro, anche la giurisprudenza di Cassazione sta chiarendo che il consumatore è colui quale, come dice la legge, come siamo abituati, agisce per scopi estranei alla propria attività di impresa, anche quando, e questi sono gli aspetti fondamentali nel sovraindebitamento, dovesse aver rilasciato, prestato fideiussione a favore di qualcuno che svolge un'attività di impresa. Questo è l'esempio della mamma che lascia una fideiussione al figlio nell'attività di impresa. Perde o non perde la qualità di consumatore, quindi di accedere al piano, se dovesse essere necessario accedervi? Questo
Due giorni fa la Cassazione, in una fattispecie proprio di questo tipo, ha riconosciuto che la qualità di consumatore non può essere messa in discussione argomentando dalla natura del credito garantito. Secondo elemento di favore introdotto dalla legge, si apre le procedure familiari. La normativa prevede oggi la possibilità per i consumatori, membri della stessa famiglia, ovvero laddove il sovraindebitamento ha origine comune, di poter presentare un unico piano del consumatore, un'unica procedura, anche dell'accordo di composizione e anche di liquidazione, come è stata intesa dalla giurisprudenza, naturalmente mantenendo le distinte le masse attive e passive. Il vantaggio del consumatore qual è a quel punto? È quello di consentire una riduzione dei costi, perché la procedura è unica e quindi il costo che verrà poi riparametrato secondo la massa di ciascuno di essi sarà distribuita, l'unica distribuita. Ancora, un aspetto fondamentale che ha ampliato, nella prospettiva di ampliare, è stato quello di incidere sul concetto di meritevolezza del consumatore. E cioè il legislatore ha detto che il grado di colpevolezza, che diciamo così, che si richiede, che il debitore non deve aver mostrato per non accedere, è colpa grave e dolo, quindi si elimina la causa ostativa della colpa lieve, tale per cui la platea dei soggetti ammessi a questa procedura tendenzialmente aumenta. Insieme a questo è stato anticipato, e qui c'è la prima novità su cui si creava il problema, delle sanzioni a carico di quegli intermediari finanziari che avevano rilasciato il prestito, che avevano stipulato il prestito, avevano fornito il mutuo senza l'adeguata verifica del merito creditizio. Qui per la prima volta l'ordinamento mette e prevede una sanzione a carico di chi non ha effettuato queste verifiche, che incide però sul solo processo. Non è una sanzione sostanziale, non gli si dice perdi il diritto agli interessi, non si dice perdi il diritto all'interesse pattuito e prendi l'interesse legale, ma si dice semplicemente l'operatore che non ha effettuato la verifica del merito creditizio non può proporre opposizione salvo cause di inammissibilità fondate sulla frode. Quindi riduce lo spazio operativo delle difese del soggetto che aveva concesso un finanziamento senza verificare il merito creditizio e quindi aveva concorso lui stesso, talvolta, all'aggravamento della posizione debitoria. Ancora, per far sì che la possibilità di ristrutturazione dei piani possa essere una ristrutturazione il più possibile estesa, il legislatore è intervenuto su due aspetti. Il primo ha chiarito che si possono mettere sul piatto anche i debiti connessi alle cessioni del quinto, quindi non è che il cessionario del quinto può vantare una posizione diversa e prevalente rispetto agli altri creditori. È un creditore chirografario come tutti gli altri, perché a quel punto, dell'apertura della procedura del sovraindebitamento, la circostanza che fosse stato cessionario del credito diventa irrilevante su quel punto. Ma ancora c'è una ulteriore novità, anzi direi un gruppo di novità che riguardano un creditore particolare, cioè il fisco, quindi la posizione del fisco. Perché? Perché i crediti tributari devono essere visti sotto due aspetti. Il primo, su cui è intervenuto il legislatore recentemente, si è ritenuto che anche i debiti costituenti tributi proprio dell'Unione Europea, i debiti dell'IVA, le ritenute non versate, possono essere falcidiate. Questa è una novità importante, perché fino a questo momento questi debiti non erano falcidiabili, perché si era ritenuto così dalla giurisprudenza in presenza dell'articolo 7 della legge 3/2012 che impediva questa modifica. Oggi quindi primo aspetto positivo nei confronti del debito tributario è che il debito tributario può essere ristrutturato senza il limite dei debiti costituenti tributi propri dell'Unione Europea, senza il limite delle ritenute operate e non versate. Oggi
pacificamente falcidiabili anch'essi. Ma la seconda novità significativa con riferimento ai debiti tributari è senz'altro il crackdown fiscale, cioè la previsione che consente, qui attenzione, soltanto nell'accordo di composizione della crisi, perché nel piano del consumatore non serve, nell'accordo di composizione della crisi, e cioè in quella procedura di ristrutturazione del debito in cui occorre andare al voto, ebbene si è previsto di superare le situazioni in cui l'amministrazione finanziaria votava contro. Talvolta votava contro in nome di una pretesa, ancora pretesa, indisponibilità della pretesa fiscale, ormai superata, ormai quantomeno relativizzata rispetto ad anni or sono. Ebbene, come si supera? Si supera in questo modo. Il legislatore ha previsto che laddove il voto dell'amministrazione finanziaria sia decisivo, e quindi faccia la differenza per omologare o non omologare l'accordo di composizione della crisi, ebbene, se il diniego opposto dall'amministrazione finanziaria è, mi consentite, abusivo, cioè non c'è altra spiegazione, si supera. Quando è che è abusivo, che non ha altra spiegazione? Quando l'alternativa liquidatoria che si prospetterebbe non omologando il piano è deteriore rispetto alla proposta in questione. Ebbene, in questo caso è consentito di superare il consenso contrario dell'amministrazione finanziaria e anche di quella previdenziale, perché la giurisprudenza ha già dato un'interpretazione estensiva di questa norma sui crediti fiscali a pro debitore. Quindi le misure in questione sono sicuramente misure pro debitore. Ma un'ulteriore novità della legge del 2020, oltre al fatto che viene riconosciuto la prededucibilità del compenso del professionista che assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento, e questo è importante perché superava eventuali dubbi che si erano formati nella giurisprudenza, ma al di là di questo, la vera novità è che rappresenta un vantaggio non da poco per il debitore è la previsione della esdebitazione dell'incapiente, del debitore dell'incapiente. Questa possibilità, cioè la che il debitore una volta nella vita, il debitore onesto, possa avvantaggiarsi dell'esdebitazione laddove non abbia nulla da mettere sul piatto o praticamente nulla, consiste in una delle caratteristiche fondamentali dell'intervento del legislatore del 2020, anche perché l'alternativa era accedere alla procedura di liquidazione, che però poneva problemi dal momento che poi non c'era nulla da mettere sul piatto e quindi dal punto di vista dei principi generali avrebbe potuto porre qualche problema. Sicuramente quindi un'ultima annotazione sulla potenzialità di questo strumento, uno strumento reso ancora più efficace dalla possibilità di prevedere la possibilità che il debitore prosegua nel pagamento del mutuo originario secondo le scadenze del piano di ammortamento. Qual è la caratteristica, cioè, che si riscontrava nelle previsioni e nelle proposte di piano? Che il debitore aveva interesse a salvare la casa di proprietà. Talvolta chiedeva di salvarla e si offriva e poteva pagarla secondo il piano di ammortamento ordinario. Siccome anche questa situazione era in pratica resa complessa e qualcuno l'aveva resa ancora più complessa, il legislatore è intervenuto e ha detto: se riesci a pagare secondo il piano di ammortamento, è ammissibile la prosecuzione dell'impegno previsto dal piano di ammortamento del mutuo, tanto per il debitore quanto per l'imprenditore, con riferimento alle ipotesi di imprenditore che aveva stipulato un finanziamento per beni strumentali, l'attività di impresa. Non finiscono qua le novità però sul sovraindebitamento, ve ne cito due prima di concludere. La prima, una normativa interferente, perché il decreto legge 41/2021, il cosiddetto decreto sostegni, perché ha previsto una possibilità fondamentale, eccezionale, per far fronte a questi momenti di difficoltà, dando al debitore nei cui confronti è prevista una procedura esecutiva, quindi anche di natura del sovraindebitamento, la possibilità di rinegoziare il mutuo a certe caratteristiche. Ebbene, questa interferisce positivamente con le norme del sovraindebitamento. Sicuramente
favorisce la centralità del sistema camerale, l'ultima novità nell'ambito di quello che diceva il Presidente all'inizio, cioè la centralità nell'affrontare i problemi del sovraindebitamento e di affrontarli tempestivamente, sapete l'entrata in vigore del decreto legge 118-2021 sulla composizione negoziata della crisi d'impresa. È fondamentale questa procedura, nuova procedura di natura stragiudiziale, non riservata, che si propone con un'istanza alla Camera di Commercio individuata competente per territorio, ma ai nostri fini riguarda anche le imprese sotto soglia. Ebbene, questa procedura potrebbe, anzi, come se leggiamo l'articolo 17 del DL, è proiettata verso le procedure di sovraindebitamento, perché una delle modalità sarà quella probabilmente più frequente di conclusione della procedura di composizione negoziata è quella di proporre un accordo di composizione secondo la legge 3 del 2012. Diciamo quindi che questo per le imprese sotto soglia è un ulteriore rafforzamento tanto della posizione del sistema camerale sul tema delle questioni del early warning, dell'affrontare, supportare situazioni di crisi, quanto anche del sovraindebitamento e degli organismi di composizione della crisi, per cui peraltro la domanda nel caso di impresa sotto soglia potrebbe essere presentata anche all'organismo di composizione della crisi competente. Quindi diciamo che lo scenario, ecco, ho cercato di tratteggiare qui le principali novità introdotte, sicuramente sempre più complesse, ma sicuramente pro debitore. Quindi la formazione da cui siamo partiti è necessaria e anche l'informazione per far sì che professionisti e debitori tutti possano essere possano sfruttare questa possibilità e potenzialità della legge proprio per garantire il fresh start, che è l'obiettivo che intende perseguire la legge 3 del 2012. Quindi direi che a questo punto, dopo questa introduzione che voleva essere un'introduzione diretta, vedo Sabrina Diella visibile, quindi cederei a lei la parola per il saluto di Unioncamere. A te Sabrina. Grazie Fabio, spero che voi mi sentiate. Perfettamente, perfetto. Scusa per il problema tecnico che, cioè, per fortuna siamo riusciti a risolvere. Chiedo scusa a tutti i relatori e chiedo scusa a tutti i partecipanti. Innanzitutto io ringrazio il Presidente Tortorelli per aver in qualche modo organizzato insieme a noi questa iniziativa e quindi ringrazio anche la Camera di Commercio della Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico che, come diceva la dottoressa Maizza, insomma, ha creduto, no, in questo ciclo di eventi a supporto degli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e quindi a sostegno in particolar modo del consumatore sovraindebitato. Diciamo che infatti è un'iniziativa che va avanti dal 2019 e ha visto il sistema camerale fortemente impegnato diciamo su questo versante e diciamo proprio per da un lato informare il consumatore rispetto a tutta una serie di strumenti che possono in qualche modo aiutarlo a risolvere il problema del sovraindebitamento e dall'altro a promuovere gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento su cui le camere di commercio diciamo rispetto ai quali insomma, le camere di commercio hanno fatto un investimento non di poco conto. Strumenti che hanno avuto un forte rilancio diciamo all'inizio dell'anno diciamo, ma in particolare, no, con l'intervento normativo di fine anno di cui ci ha raccontato il professor Valerini con tutti gli approfondimenti rispetto alle modifiche che sono intervenute sulla disciplina del sovraindebitamento, in particolare sulla legge che hanno un po' ampliato la sfera delle possibilità di accesso, rivedendo anche
alcuni aspetti e diciamo, anticipando un po' l'entrata in vigore delle previsioni del codice della crisi relativamente al sovraindebitamento. Poi sappiamo tutti che le altre previsioni in qualche modo sono state rinviate anticipando in parte e le altre sono state rinviate a maggio 2022 e quindi vedremo poi diciamo, se effettivamente diciamo, questa scadenza in qualche modo sarà effettivamente realizzata. Diciamo che noi abbiamo questa iniziativa appunto si rivolge al, diciamo, al consumatore, no? Al diciamo ad informare sostanzialmente mettendo a disposizione l'esperienza che le Camere ma che anche tutti gli altri diciamo su questo ambito hanno fatto ad informare e quindi ad arrivare al consumatore proprio per fargli conoscere insomma per in qualche modo stimolarlo e motivarlo rispetto a diciamo la sua situazione debitoria e quindi a portarlo a in qualche modo diciamo rivolgersi a tutti coloro che in questo ambito diciamo sono impegnati. Diciamo, questa previsione, come sapete, come è stato detto anche dalla dottoressa Meissa, in particolare arriva dall'Europa, no? Il tema dell'assistenza e della consulenza al debitore, ma anche il supporto per risolvere la sua situazione debitoria. E arriva dall'Europa in un momento in cui insomma, l'incremento della povertà è particolarmente significativo. I dati della Banca d'Italia da un lato e i dati dell'Istat dall'altro ci hanno in qualche modo confermato che purtroppo la situazione della povertà nel nostro paese e del sovraindebitamento non solo del singolo ma anche delle famiglie è molto diciamo, in questo momento è molto cresciuta. Quindi c'è molto da fare in questo ambito, ma come diciamo, aiutare effettivamente il consumatore? Dal nostro punto di vista sarebbe opportuno in qualche modo favorire una sorta di costruzione di una rete che coinvolge tutti i soggetti a vario titolo insomma, interessati e impegnati su questo versante. E quindi tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo, c'è qui il dottor Ciatti dell'ambulatorio Antisura che poi ci dirà, diciamo, ci darà la sua testimonianza, il suo punto di vista rispetto alla situazione attuale. Diciamo, coinvolgendo tutti coloro che appunto offrono servizi a sostegno dell'indebitamento, tutti quegli strumenti di debt advice, come vengono chiamati, no? A livello europeo, che possono in qualche modo di consulenza, che possono aiutare il consumatore sovraindebitato. Il mondo delle banche, ecco, in questa rete sicuramente anche le banche potrebbero hanno un ruolo e un impegno particolare. E poi gli OCC. Gli OCC che rappresentano diciamo, un anello di una catena, probabilmente anche l'ultimo anello, se vogliamo, no? Di questa catena di strumenti che preventivamente possono intervenire sul consumatore e sulle famiglie sovraindebitate e che poi soltanto in ultima ratio in qualche modo dovrebbe accedere diciamo, agli strumenti che gli OCC forniscono, ma che comunque rappresentano una opportunità per tentare di risolvere diciamo, la situazione, per in qualche modo uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Perché le Camere di Commercio in tutto questo diciamo, hanno visto un ruolo, ecco, perché gli è stato riconosciuto il ruolo? Il ruolo è stato riconosciuto per le funzioni che le Camere nel tempo hanno svolto nell'ambito della regolazione del mercato, perché quelle funzioni diciamo, di prevenzione, ma anche di composizione e di soluzione diciamo, delle situazioni, di difficoltà e di crisi insomma, in cui versano i cittadini, attraverso degli strumenti di natura consensuale e di natura
diciamo extragiudiziale. In questa rete appunto si inserisce l'organismo di composizione delle crisi della Basilicata, uno degli organismi diciamo, che si è iscritto diciamo, sin dall'inizio nel registro, dei primi organismi che si sono iscritti nel registro del Ministero della Giustizia, che vanta diciamo, un'esperienza significativa in questo ambito. Gli ACC camerali sono attualmente 27 distribuiti su tutto il territorio nazionale e rappresentano ed hanno una cinquantina di sedi diciamo, che operano diciamo, nei diversi territori e comunque coprono comunque anche se un po' a macchia di leopardo l'intero territorio nazionale, con una rete di 1000 gestori che sono nostri esperti, gestori delle crisi da sovraindebitamento, che formati e che in qualche modo aiutano la CC nella soluzione e nella gestione delle procedure. Ricordo che a livello nazionale gli ACC iscritti al Ministero della Giustizia sono 310 ad oggi, con 10.000 gestori delle crisi iscritte. Diciamo, per quanto riguarda l'attività delle camere, pur essendo diciamo, un numero abbastanza esiguo, perché relativamente piccolo, quindi 27 organismi su 310 complessivamente iscritti, negli ultimi 4 anni le camere hanno ricevuto tra liquidazione del patrimonio, accordi e piani del consumatore complessivamente 15.000 domande, 15.000 istanze. Diciamo, quali sono le nostre aspettative diciamo, rispetto a questi eventi? Ma sono quelli di consolidare sostanzialmente questo, di continuare ad investire, di consolidare questo rapporto che c'è, che è nato grazie a questi eventi, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti sul versante del sovraindebitamento e quindi dell'aiuto, del sostegno al consumatore sovraindebitato e quindi cercare di dare il messaggio, informazioni corrette, cercare ciascuno di fare la propria parte e di mettere a disposizione sostanzialmente le risorse, le competenze che negli anni di operatività della legge 3, che ormai sono del 2012, ma poi effettivamente è stata operativa a partire dal 2017 dal punto di vista degli ACC, insomma, ha messo a frutto. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. E continuare ad avere a fianco a noi il Ministero dello Sviluppo Economico, questo è un obiettivo, diciamo l'aspetto, uno degli aspetti importanti, perché questo sostegno che diciamo, il Ministero ha dato a questo tema, perché poi in qualche modo ha coinvolto noi del sistema camerale, ma ha in qualche modo ci ha spinto ad uscire dal nostro ambito e andare a contattare tutti gli interlocutori coinvolti su questo versante. Ecco, è stato fondamentale perché ci ha consentito di andare sui territori, ci ha consentito di arrivare direttamente al consumatore, al cittadino, di informarlo e di farlo insieme a coloro che forse più di noi conoscono l'ambito e sono in qualche modo titolati ad avere un dialogo, un contatto diretto con il consumatore e con l'individuo in difficoltà. Quindi ecco, questo è l'auspicio, questo è un evento che abbiamo organizzato appunto insieme ad Aspet Basilicata, la Camera di Commercio della Basilicata, ma rappresenta un momento di un ciclo di eventi che quest'anno è stato particolarmente ricco, che vedrà un'ulteriore tappa
prossima settimana a Modena e che speriamo in qualche modo di chiudere alla fine dell'anno con un evento conclusivo, comunque se non è la fine dell'anno, all'inizio del prossimo anno, proprio per fare un bilancio di questa attività, ma di vedere insieme che cosa possiamo fare per continuare a investire su questo versante. Io mi fermerei qui, vi ringrazio, comunque resto qui a disposizione se nel caso ci fossero poi nella fase finale del webinar delle domande. Grazie. Grazie a te Sabrina, grazie. E darei a questi punti la parola alla dottoressa Tiziana Caradonio, giudice delegato del Tribunale di Matera, che ci inquadrerà la normativa, le finalità e soprattutto il ruolo del Tribunale e del magistrato all'interno delle nostre procedure. A lei, dottoressa. Grazie professor Valerini, grazie anche al presidente Tortorelli per avermi coinvolto in questa iniziativa formativa e anche per il tema che mi è stato assegnato, che devo dire mi è molto caro perché mi consentirà proprio attraverso la valutazione di quelle che sono le reali finalità di questa legge di esprimere delle considerazioni che ritengo possano essere utili per orientare un'attività di interpretazione di un corpo normativo che, diciamo, sappiamo bene tutti è molto complesso e non è neanche sempre di facile lettura o interpretazione. L'inquadramento normativo di questa disciplina, come nasce effettivamente la disciplina sul sovraindebitamento? Nasce con questa legge, la 3 del 2012, che rappresenta la prima disciplina organica introdotta nel nostro ordinamento per regolare tutte quelle situazioni di incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni o quelle difficoltà finanziarie di soggetti non fallibili, cioè di soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della legge fallimentare e delle altre leggi speciali in materia di procedure concorsuali. Nella formulazione originaria, in effetti, era previsto un unico strumento di composizione della crisi che si conformava sul modello dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della legge fallimentare, quindi un accordo con il 70% dei creditori, accompagnato dalla previsione invece dell'integrale pagamento dei creditori non aderenti all'accordo da sottoporre all'omologazione del tribunale. Devo dire che si è trattato di un istituto che non ha avuto grande applicazione e probabilmente anche per la sua limitata efficacia temporale, perché come già il professor Valerini ha evidenziato proprio all'inizio di questa iniziativa, la legge 3/2012 è stata soggetta a diversi rimaneggiamenti ed il primo è avvenuto proprio a distanza di neanche un anno dalla sua promulgazione. Con le modifiche dell'ottobre del 2012 l'istituto e le procedure di composizione della crisi sono state riformate e quindi si è passati da quella che era la prima procedura di composizione della crisi basata sull'accordo alla previsione di due procedure negoziali, quindi l'accordo 1 e il piano addirittura ad hoc per il consumatore, si è prevista anche la liquidazione del patrimonio, quindi una terza procedura generale e residuale alla quale ovviamente fare ricorso nelle ipotesi in cui non ci fossero stati presupposti per omologare delle procedure negoziali. Devo dire che è curiosa proprio la vicenda legislativa di questo intervento, perché basti pensare che la legge 27 gennaio 2012 è stata preceduta da un decreto legge del dicembre 2012 che non è stato convertito in legge proprio perché nel frattempo era stata approvata e promulgata la legge del gennaio 2012. Ma la curiosità è nel fatto che in effetti questo decreto legge aveva un contenuto relativamente a quella che era la disciplina che era molto simile a quello che è derivato dalle modifiche dell'ottobre 2012 apportate alla legge del 27 gennaio del 2012. Ma ovviamente tutti sappiamo che le modifiche dell'ottobre 2012 non sono state le uniche, perché purtroppo le difficoltà economiche imposte dalla nota situazione pandemica del Covid-19
hanno spinto il legislatore con un ulteriore intervento di maquillage a portare ulteriori interventi di riforma della legge 3/2012. Le novità le ha brillantemente evidenziato il professor Valerini. Ovviamente sono entrate addirittura in vigore il giorno di Natale, il 25 dicembre del 2020, mi riferisco alla legge 176/2020, anche qui con una scelta del legislatore anche un po' discutibile, perché ben si poteva anticipare l'entrata in vigore delle norme del codice della crisi d'impresa relativamente alle misure di sovraindebitamento, invece il legislatore ha preferito nuovamente rivitalizzare la legge 3/2012 e quindi a introdurre però tutta una serie di norme in parte previste anche nel codice della crisi d'impresa, a volte si dice a favorire, ad agevolare l'accesso alla procedura nell'ottica di quel favor debitoris che ovviamente permea anche la disciplina del sovraindebitamento in quella che sarà ovviamente che deriverà dall'entrata in vigore, se un giorno entrerà effettivamente in vigore, del codice della crisi. Questo è come nasce, ma perché nasce la disciplina del sovraindebitamento? E qui entriamo, devo dire, in un argomento a me molto caro, in occasione di molte udienze, anche di adunanza dei creditori, nella trattazione dei vari ricorsi di sovraindebitamento, spesso mi sono dilungata su quella che secondo me è la finalità di questa disciplina, dovendola necessariamente coordinare con quelli che sono i principi e gli istituti cardine del nostro diritto civile, specie in tema di obbligazioni. Sulle finalità è stato detto di tutto. C'è chi ha detto che la finalità di questa legge è quella di contrastare la piaga dell'usura, e questo mossi proprio dal fatto che questo intervento normativo è contenuto in una legge che è rubricata disposizioni di composizione della crisi, disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento. Qualche altro addirittura ha anche ritenuto che la finalità della legge fosse quella di deflazionare le procedure esecutive singolari e quindi evitare, non a caso, spesso, specie nel piano del consumatore, il ricorso viene depositato e si chiede la sospensione della procedura esecutiva per regolamentare ogni e definire qualunque situazione debitoria con il piano. Altri hanno sostenuto invece che appunto la finalità di questa legge è proprio quella di invece di evitare, diciamo, e porre rimedio a quella disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili, e quindi consentire ai soggetti non fallibili di conseguire il beneficio della esdebitazione, prima consentito soltanto agli imprenditori commerciali soggetti alle procedure fallimentari, e quindi ripristinare il loro patrimonio, ripartire, diciamo, con una situazione economica più agevole che consenta addirittura anche una ripresa dei consumi, quindi che consenta ai debitori anche di tornare nuovamente ad indebitarsi in modo da dare anche un contributo allo sviluppo della stessa economia nazionale. Quindi un modo per consentire, diciamo, ai debitori sovraindebitati di risolvere questa situazione di minorità in cui vengono a trovarsi, che è dannosa sia per loro ma anche per la collettività. E devo dire che questa probabilmente è la finalità, diciamo, principale di questa legge. Tra l'altro è stata affermata variamente, io richiamo una delle più recenti pronunce, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dicembre 2020 lo ribadisce, dice: la ratio sottesa alla disciplina è quella di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in un ambito sommerso. Quindi l'obiettivo è porre rimedio a tutte quelle situazioni di sovraindebitamento cui un soggetto può incorrere per una serie di eventi che possono prescindere dalla sua volontà, pensiamo alla perdita del lavoro, malattie, crisi familiari e quindi agli oneri finanziari che ne conseguono. Certo, a mio avviso, e questo ci tengo a ribadirlo in questa sede, anche perché credo ci siano molti professionisti che svolgono anche funzioni di OCC, sicuramente questo istituto non ha una finalità assistenziale. E questo
è ben evidenziato anche in un provvedimento del Tribunale di Matera in composizione collegiale, dove la collega, la dottoressa Antonia Quartarella, lo specifica chiaramente richiamando quella che è la norma generale del 2740, che rappresenta un principio cardine, cioè il nostro il sistema delle obbligazioni improntato al principio del 2740, secondo quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Quindi questa norma rappresenta, a mio avviso, il principio cardine, cioè chi assume un'obbligazione ne deve rispondere con tutto il suo patrimonio. Certo, sono ammesse delle limitazioni, ma a questo punto le limitazioni imposte dalla legge devono essere coordinate, a mio avviso, con questo principio. Quindi il debitore, che questo lo evidenzia anche la collega, chi assume obbligazioni per motivi meritori, ma consapevolmente, cioè sapendo consapevolmente di non poterle adempiere, e quindi incorrendo, e poi vedremo quando mi soffermerò anche sul requisito della meritevolezza, con colpa grave, non necessariamente può essere considerato un soggetto ammissibile alla procedura del piano del consumatore, perché la legge, tra l'altro detta, ribattezzata legge salva suicidi, qualcuno in udienza da me si è permesso anche di parlare di legge salva abitazione, che quindi la finalità principale sarebbe quella di consentire al debitore di salvare la prima casa di abitazione. Inevitabilmente, cioè, questo può essere una conseguenza, ma non è quello il presupposto, cioè non è che questi strumenti devono essere ammessi perché il soggetto debba poter salvare la propria casa di abitazione o debba ovviamente evitare un suicidio. Proprio perché la finalità assistenziale non può essere insita in una legge che pone un sacrificio a carico dei creditori, cioè qui non è lo Stato sociale che interviene a tutela delle ragioni del debitore. E qui entriamo un po' in quello che è il dilemma, il dubbio, l'interrogativo che i criteri di risoluzione dei casi di sovraindebitamento si ritrova ad affrontare. Cioè qui noi ci ritroviamo, è vero che dobbiamo risolvere una situazione di sovraindebitamento e cercare di attribuire degli strumenti al debitore sovraindebitato, ma dobbiamo capire che nel momento in cui stiamo attribuendo questo strumento stiamo incidendo sulle esigenze e sugli interessi del creditore a che le sue obbligazioni siano integralmente adempiute. E allora come contemperiamo questi contrapposti interessi, queste contrapposte esigenze? Beh, un modo di contemperamento l'ha trovato il legislatore ed è proprio basato sulla previsione di una procedura negoziale come quella dell'accordo, cioè probabilmente il vulnus del sacrificio delle ragioni dei creditori si giustifica nell'accordo di composizione della crisi, nella partecipazione del creditore a quella determinata soluzione della situazione di sovraindebitamento. Diversamente avviene nel piano del consumatore, perché il piano, noi sappiamo, non è soggetto all'approvazione del ceto creditorio. Ecco perché io ritengo che soprattutto per quanto riguarda il piano del consumatore, lì il potere anche del giudice che deve omologare il piano e quindi deve sostanzialmente far accettare ai creditori una falcidia del giusto diritto all'obbligazione, lì deve essere particolare, non dico rigoroso, ma deve operare nei limiti in cui la legge lo consente. E qui ritorniamo al delicato, diciamo, requisito della meritevolezza del debitore, perché probabilmente nel piano del consumatore il contemperamento tra gli interessi e le ragioni dei creditori e l'esigenza di aiuto nei confronti di un debitore sovraindebitato trova questo contemperamento, la sua ragione proprio nella valutazione della meritevolezza, cioè questo aiuto lo si dà al debitore, ma se il debitore lo merita. E in effetti sulla meritevolezza dobbiamo dire che anche la riforma l'ultima riforma del 2020 ha inciso notevolmente, aprendo tra l'altro un dibattito e anche un contrasto, diciamo, giurisprudenziale. Noi sappiamo bene, per quanto attiene alla meritevolezza del debitore, che prima della legge 176 2010 c'era una disposizione, l'articolo 12 bis
comma terzo, che mi permetto di trovare, l'articolo 12 bis comma terzo, che praticamente statuiva proprio che il giudice dovesse verificare la fattibilità del piano, l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti pignorabili, e quando esclude il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano. Quindi uno dei requisiti per poter omologare il presupposto di ammissibilità e di omologa del piano era proprio quindi questa valutazione che il giudice doveva compiere, cioè l'indebitamento non doveva dipendere da un comportamento colposo del debitore. E quindi in questi casi io stessa non ho omologato, addirittura li ho dichiarati a volte anche inammissibili, dei piani, proprio perché ho ritenuto, ad esempio, che il plurimo ricorso al credito, con la consapevolezza di non poter essere in grado di adempiere l'obbligazione, costituisse un comportamento colposo che determinasse la non meritevolezza del debitore. Questa disposizione effettivamente è stata eliminata dalla legge 176-2020, ma a mio avviso, diciamo, il problema della meritevolezza del debitore non è molto mutato, perché a fronte della eliminazione di questa disposizione è stato introdotto l'articolo 7,2 lettera di ter, il quale appunto prevede che la proposta non è ammissibile quando, con riferimento al piano del consumatore, il debitore, il consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Quindi, a mio avviso, diciamo, non è cambiato molto sul requisito della meritevolezza, cioè l'espunzione di quella disposizione nell'articolo 12 viene compensata dall'articolo 7, con la conseguenza che si è passati dall'assenza di colpa per poter ovviamente omologare il piano all'assenza di colpa grave. Quindi ai fini della meritevolezza certamente sarà espunto il comportamento colposo lieve del debitore, in quel caso potrà essere considerato meritevole, ma non quello grave. Ma qua ritorniamo alla copiosa giurisprudenza che sul punto si è già formata, cioè quando c'è una colpa grave nell'indebitamento. Beh, io ritengo che laddove un soggetto che abbia ad esempio una retribuzione da lavoro dipendente stabile e non abbia subito ulteriori eventi, si indebiti con plurimi ricorsi al credito fino ad erodere quasi l'80-90% del proprio stipendio, io credo che lì ricorra ugualmente la colpa grave. E non possiamo pensare quindi diversamente. E qua però si apre un altro scenario, perché sempre la legge 176-2020 ha introdotto però anche un'altra bella norma, e questa attiene al comportamento del finanziatore, quindi al comportamento del creditore, perché prevede, la norma è l'articolo 12,3, ecco, come notate, io già nell'esposizione ho difficoltà ad andare a trovare riferimenti normativi, questo per comprendere in effetti come questa legge sia complessa e di difficile interpretazione, anche perché per il modo stesso in cui è elaborata, cioè tra l'altro sono tre procedure distinte che hanno presupposti diversi. L'articolo 12,3 bis, anzi l'articolo 12 bis 3 bis, dice: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico bancario, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. E allora anche qua si apre ovviamente l'interrogativo, cioè se un soggetto fa più contratti di finanziamento e tra l'altro quando arriva a stipulare il terzo, il quarto contratto di finanziamento non ha le risorse necessarie per adempiervi, ma il finanziatore, il soggetto che concede il finanziamento, valutando, che dovrebbe valutare il merito creditizio, non lo valuta correttamente o magari
ha interesse a concedere il finanziamento perché è garantito da una cessione dello stipendio o dalla presenza di un immobile nel patrimonio del debitore. In questo caso la colpa del creditore assorbe la colpa del debitore sovraindebitato? Beh, questa devo dire che è una domanda che rimane aperta e sul punto si registra veramente un contrasto giurisprudenziale. Il precedente di cui vi parlavo prima, quella ordinanza del Tribunale di Matera in composizione collegiale, in effetti giunge a questa conclusione, cioè pur riconoscendo la colpa grave del sovraindebitato nel contrarre questi successivi e plurimi finanziamenti, arriva però alla conclusione che in presenza di colpa grave del debitore, la colpa del creditore, quindi del comportamento del finanziatore, sia tale da far rilevare esclusivamente l'ipotesi del dolo. Devo dire che questa operazione ermeneutica nasce proprio dalla interpretazione, dal combinato disposto di queste due disposizioni, cioè il 3 bis di cui vi ho parlato prima, proprio con l'articolo 7, l'articolo 7,2, lettera di ter, cioè, e qui secondo me forse altre opzioni interpretative potrebbero essere praticate, nel senso che è vero che il 3 bis sottolinea che il creditore non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, ma è anche vero che il 7,2 di ter prevede che debba essere valutata che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode. E allora, come si coordinano queste due disposizioni? Cioè, possiamo veramente ritenere che l'una abbia determinato, sia pure limitatamente a quelle ipotesi, un'abrogazione dell'altra? A mio avviso, devo dire, forse questa opzione interpretativa non è praticabile, perché nel momento in cui abbiamo affermato che nella procedura del piano del consumatore resta un potere del giudice che non è un potere di controllo di legittimità, come avviene nell'accordo dove tutto il resto, la convenienza, la fattibilità è rimessa al ceto creditorio, ma il giudice deve valutare l'ufficio anche ai soli fini dell'ammissibilità, la meritevolezza del debitore. A mio avviso questa disposizione rimane, quindi quella l'altra deve essere interpretata come sanzioni di natura procedurale nei confronti del creditore colpevole, il quale ovviamente non potrà eccepire l'inammissibilità, ma questo non esclude che il giudice, laddove la rilevi, non possa rilevarla d'ufficio e ritenere non meritevole il debitore. E qui devo dire, permettetemi di collegarmi ad un altro argomento che ritengo sia particolarmente utile anche per chi svolge le funzioni di OCC, che è quello relativo alla prova della meritevolezza. E qua entriamo in un campo, diciamo, un po' delicato, perché non sempre le relazioni dei gestori sono particolarmente esaustive e forniscono effettivamente tutte quelle informazioni che la legge richiede nelle relazioni che devono accompagnare le proposte sia del piano ma anche dell'accordo e della liquidazione giudiziale. Chi deve fornire la prova della meritevolezza? Perché e poi il giudice, quando si ritrova un piano del consumatore, deve valutare la meritevolezza, deve valutare che non ci sia colpa grave, non ci sia dolo, deve ovviamente fare fede a quella che la rappresentazione fornita sia dalla parte ma poi avvalorata dal gestore della crisi. Beh, la prova della meritevolezza è indubbio che debba essere fornita dal consumatore. È il consumatore che deve praticamente fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali per consentire all'OCC, prima di esprimere un giudizio completo e logicamente argomentato sulle cause dell'indebitamento, diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, e quindi poi al tribunale di valutare la congruità delle conclusioni rassegnate anche dall'organismo. E qui devo dire che
nella maggior parte dei casi io mi sono ritrovata delle relazioni che, per quanto attiene soprattutto le cause dell'indebitamento, si appiattivano sulle affermazioni, tra l'altro generiche, non supportate da alcun riscontro, del debitore. Cioè, se il debitore assume di essersi indebitato per spese impreviste, imprevedibili di ristrutturazione, non sono specificate, non sono documentate neanche, ma non solo documentate, non sono comprovate neanche da un minimo di principio di prova, a mio avviso, diciamo, l'indicazione di quelle cause di indebitamento non ha nessuna valenza, e così come non ha valenza nel ricorso, a mio avviso non ha valenza neanche nella relazione del gestore. Cioè, il gestore deve effettuare una verifica, cioè quando il debitore afferma di essersi indebitato in un certo modo, a mio avviso il gestore della crisi deve approfondire i vari eventi e le scelte del debitore, tra l'altro pretendendo anche dei riscontri, ovviamente normalmente documentali, ma di altro tipo, che consentano di avvalorare quelle affermazioni. Perché diversamente, a mio avviso, la relazione, quando è carente nella indicazione delle cause dell'indebitamento, determina inevitabilmente l'inammissibilità della domanda, perché se il gestore non chiarisce quali sono le cause dell'indebitamento, non lo fa a monte il consumatore, non lo fa il gestore nella sua relazione, evidentemente il giudice non avrà gli elementi per effettuare le sue valutazioni. Quindi, da questo punto di vista, mi preme sottolineare come quello che è il favor del legislatore nei confronti del debitore è un favor che deve necessariamente coordinarsi con il rispetto poi delle regole anche procedurali, nel senso che laddove si assiste ad una inammissibilità del piano, a volte l'inammissibilità è determinata dal fatto che il debitore non ha però ben incanalato, e insieme a lui il gestore, non ha ben incanalato la domanda. Quindi non è un atteggiamento di rigore che può essere interpretato come sfavore nei confronti del consumatore, è semplicemente rispetto della normativa. Cioè, se la normativa esige che siano indicate le cause dell'indebitamento, così come se la normativa esige che la relazione sia allegata alla proposta, io mi sono ritrovata anche delle proposte di piano, ma anche delle proposte, anche delle domande di liquidazione del patrimonio, alle quali non era allegata neanche la relazione del gestore. Questi sono chiari casi, esempi di inammissibilità della domanda. Il giudice poi ha un potere discrezionale di concedere un termine per integrare la domanda, ma è un potere discrezionale che normalmente, a mio avviso, andrebbe esercitato quando, a fronte di un quadro pressoché completo, difetti solo qualche elemento di valutazione da parte del giudice. Allora, in quel caso, a mio avviso, è giusto esercitare quel potere e concedere i 15 giorni per integrare, per chiarire. Ma a fronte di una domanda che è completamente carente, secondo me il giudice non ha neanche il potere, non può esercitare quel potere discrezionale, perché magari la relazione del gestore non è stata allegata, perché il gestore non condivide la scelta e la proposta di piano del debitore, quindi anche un'eventuale concessione del termine non sortirebbe l'effetto. Quindi io sul punto ritengo che sia fondamentale, anche per quanto attiene proprio ai compiti dei gestori della crisi, di prestare particolare attenzione. Tra l'altro, la norma prevede anche che nella relazione il gestore effettui delle valutazioni sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Beh, anche questa disposizione, permettetemi, ritorniamo alla complessità di questa legge, che su tante cose non è poi particolarmente chiara. La valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, quale documentazione? Cioè, ci riferiamo soltanto alla documentazione che viene indicata, l'elenco delle spese, l'elenco dei creditori, dei beni, o la documentazione anche quella relativa alle cause dell'indebitamento? A me il dubbio viene, cioè, secondo me, probabilmente chi svolge le funzioni, quando attesta che completa la documentazione, dovrebbe attestare che completa tutta la documentazione che gli consente di fornire risposta a tutti quei siti e gli elementi che è chiamato a rendere. E addirittura mi è capitato in un caso in cui il gestore della crisi ha attestato
questa circostanza, quindi ha attestato la completezza e l'attendibilità, e poi in udienza mi ha chiesto un termine per poter acquisire ulteriore documentazione. Beh, qui stiamo attenti, perché quell'attestazione espone a responsabilità il professionista. Cioè, se il professionista attesta che la documentazione è completa, è certamente incoerente poi una richiesta di integrazione documentale. Ovviamente il presupposto della meritevolezza, abbiamo visto, rileva in particolar modo per il piano del consumatore e per le ragioni che vi ho esposto, cioè per il fatto che il piano comporta un sacrificio alle ragioni dei creditori che viene omologato dal giudice, quindi imposto, diciamo, forzatamente ai creditori. Ovviamente nell'accordo non è necessaria, così come nella liquidazione del patrimonio non è necessario il requisito della meritevolezza, però questo non significa che le cause dell'indebitamento non debbano essere, o la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni non debbano essere evidenziate nella relazione. Anche su questo io mi sento di dissentire con alcuni, e devo dire ho letto delle relazioni in tal senso, perché è la norma che richiede, cioè anche nell'accordo, anche nella liquidazione del patrimonio, la norma richiede che ci sia una relazione particolareggiata nella quale il gestore indichi le cause dell'indebitamento. E quindi mi è capitato anche in una liquidazione del patrimonio di dover dichiarare inammissibile perché il gestore aveva evidenziato che il consumatore, il debitore, non avesse fornito alcun elemento che gli consentisse di ricostruire le cause dell'indebitamento. E a mio avviso, anche nella liquidazione del patrimonio, io penso che l'indicazione delle cause, se non rileva ai fini della meritevolezza, quale requisito di ammissibilità alla procedura, rileva ai fini della successiva effettiva sdebitazione. Cioè, io mi chiedo come si potrà poi successivamente valutare la meritevolezza ai fini dell'esdebitazione se già partiamo da una relazione carente e già non sappiamo nulla nel momento in cui si apre la procedura di liquidazione. E tra l'altro mi chiedo, anche nell'interesse dello stesso debitore, a mio avviso sarebbe opportuno che già nella fase iniziale della procedura di liquidazione lui fosse al corrente che probabilmente non è meritevole e quindi non usufruirà poi dell'esdebitazione, quindi accede alla procedura ma accederà per altri fini, se ha altri interessi, ma non certo per l'interesse successivo della esdebitazione. Io non so se mi sto dilungando troppo, non ho preso il tempo, quindi... È stata perfetta anche perché ha fatto capire la difficoltà che si trova il magistrato nel momento in cui è chiamato a fare questo bilanciamento che la legge vuole per consentire l'accesso a questi strumenti, e ha richiamato in maniera molto efficace il ruolo del gestore, al quale... gestore è l'altro figura centrale di questa procedura che, come lei giustamente ha detto, e questo è secondo me un aspetto sempre fondamentale da richiamare nei confronti dei gestori, e nei corsi di formazione lo si fa sempre. Cioè, il gestore viene visto sempre come amico del debitore, questa funzione di prima funzione di supporto, ma non si deve dimenticare, se ho colto bene le sue parole che condivido, che il gestore svolge anche un ruolo fondamentale a tutela dei terzi, se posso sintetizzare in questo, perché le valutazioni del giudice dovranno fare affidamento in parte sulle valutazioni del gestore, già solo l'alternativa liquidatoria come limite all'operatività di alcuni aspetti è sicuramente un ruolo delicato. E ecco, quindi direi così, non si può essere troppo amico del debitore dimenticandosi la tutela del terzo, come diceva giustamente lei, dottoressa, facendo sì che io credo a tutto quello che mi viene raccontato. Perché no, certo, infatti. Quello... Esatto. Sì, mi ricollego perché ha colto un aspetto, tra l'altro, molto delicato. Io ritengo sì che la posizione invece del gestore non sia affatto. Il gestore, a mio avviso, ha una posizione di imparzialità che è analoga a quella del magistrato. Cioè, il gestore deve rappresentare al magistrato una realtà veritiera, anche perché il gestore non è altro che il tramite del giudice, è una prima deliberazione fatta da un professionista che deve offrire elementi di valutazione al giudice. Forse l'unica pecca di questa legge è probabilmente questo equivoco che si è creato nel ruolo del gestore, legato anche al fatto che spesso che il compenso del gestore viene corrisposto direttamente dal debitore. E quindi questo, anche a volte senza una liquidazione giudiziale, probabilmente questo è l'equivoco della legge, cioè la difficoltà giustamente di un professionista che viene remunerato
da un altro soggetto e che deve espletare una prestazione per quest'altro soggetto, però la deve espletare in maniera imparziale. Quindi qua probabilmente almeno anche qualche gestore ha sollevato queste difficoltà, cioè di sentirsi probabilmente condizionato, ecco, dal fatto di non essere considerato un soggetto ausiliare del giudice anche ai fini di un'eventuale liquidazione, come avviene ad esempio per il consulente tecnico d'ufficio, che è vero che viene pagato dalle parti, ma viene pagato sulla scorta di una liquidazione del giudice, cioè, quindi un compenso che quindi si sente di dover esprimere e di dover espletare la propria prestazione con la dirigenza. Probabilmente per il gestore si è creato questo equivoco, perché quasi si sente un professionista nominato dal debitore. Invece io ritengo che sia fondamentale, anzi in questo invito spesso i professionisti a prestare particolare attenzione, perché anzi ritengo che si espongano anche a delle eventuali responsabilità. Perfetto, grazie mille dottoressa per il suo... sarebbe ancora tanto altro sulla questione, sulle novità che lei ha già evidenziato, ma poi magari se ci sarà tempo, perché per esempio sì certo, ci sarà un secondo giro, ci sarà sicuramente un secondo giro e le domande secondo me arriveranno molte, quindi la grazie. Ringrazio per ora, non la liberiamo e proprio sfruttando il tema poi della prospettiva esdebitatoria, cioè l'obiettivo della legge di garantire il fresh start e quindi questi aspetti, darei la parola adesso alla professoressa Giovanna Capilli di diritto privato per illustrarci e spiegarci questo aspetto dell'esdebitazione, se è vera ripartenza quella che aspetta il debitore e quale debitore può aspettarsi l'esdebitazione. Prego. Grazie, io vorrei condividere delle slide, quindi se mi date un attimo, un minuto, mi dite se le vedete. Ancora no, eccole. Perfetto, anch'io voglio ringraziare tutti il Ministero, Asset, Union Camere e la Camera di Commercio della Basilicata per questo invito, perché è un tema veramente molto, molto delicato, e ringrazio sia te Fabio e anche la dottoressa Caradonio per avere veramente introdotto l'argomento, dando già un inquadramento abbastanza chiaro di quello che effettivamente prevede la disciplina. Il tema che mi è stato assegnato era l'esdebitazione del consumatore sovraindebitato, se è una vera ripartenza. Io in queste slide, un po' per fare in modo che comunque coloro che ci seguono possano avere anche seguire meglio il mio intervento, ho ripreso un po' la normativa e le motivazioni che possono spingere il consumatore a sovraindebitarsi. Però le sollecitazioni sia del tuo intervento che di quello della dottoressa Caradonio che mi ha preceduto, in un certo senso mi porteranno un po' a sviare da quelle che sono le slide che avevo preparato, perché effettivamente quella del sovraindebitamento del consumatore in particolare è secondo me una tematica che deve essere guardata a 360 gradi. E non soltanto sotto il profilo giuridico, ma purtroppo, secondo me, bene, ci ritroviamo ad essere in un certo senso anche dei sociologi e comunque a dover capire anche lo stesso giudice, a mio modo di vedere, nel momento in cui deve effettivamente valutare l'ammissibilità o meno, la meritevolezza o meno, ha un ruolo che effettivamente è particolare rispetto a al ruolo proprio del magistrato in sé per sé considerato. E mi ricollego soprattutto anche a quello che ha detto Sabrina Diella all'inizio, cioè il maggiore coinvolgimento di tutti coloro che possono aiutare il consumatore sovraindebitato.
Noi abbiamo un consumatore che appunto viene qualificato come quella persona fisica che non svolge l'attività di impresa e che ha contratto debiti per scopi estranei all'esercizio di un'attività di impresa o professionale, e vediamo quella figura appunto lì accanto che ho inserito, appunto di un soggetto che si trova effettivamente sommerso da debiti. Quindi è un soggetto che si trova in una profonda crisi che evidentemente è determinata da una serie di fattori. Le cause del sovraindebitamento possono essere tanti: l'utilizzo del credito al consumo in maniera appunto maggiore rispetto alle proprie possibilità, la crisi finanziaria, la crisi ora dovuta anche alla pandemia, ma anche un aspetto fondamentale secondo me è la mancanza dell'educazione finanziaria. Tant'è vero che una delle, diciamo, degli aspetti che anche l'Unione Europea ha cercato di evidenziare nel momento in cui ha trattato questi argomenti è proprio di valorizzare quelli che possono essere gli aspetti e i rimedi preventivi a che il sovraindebitamento si verifichi. Quindi diciamo che l'educazione finanziaria e anche una rieducazione successiva del consumatore, a mio modo di vedere, sono quegli elementi fondamentali che devono sussistere per far sì che praticamente il consumatore possa uscire da una crisi di sovraindebitamento. Anche perché i soggetti coinvolti, l'abbiamo visto anche negli interventi che mi hanno preceduto, i soggetti coinvolti sono tanti in una situazione di questo genere. Io qua ne ho inseriti ho inserito i creditori, il consumatore, gli enti con cui il consumatore ha rapporti, però in realtà i soggetti che vengono coinvolti da una situazione di sovraindebitamento del consumatore sono anche i familiari, per esempio, sono i bambini, i minori. Tant'è vero che gli effetti di una situazione di questo genere non sono solo gli effetti giuridici, ma sono effetti economici, ma non sono effetti economici solo riguardo al consumatore, ma sono effetti economici a 360 gradi, è l'intero sistema che poi può andare anche in un'ottica di anche in un'ottica appunto di politiche del diritto che devono essere attuate. Gli effetti economici poi riguardano tutti, ma anche l'effetto sociale, cioè ci troviamo di fronte a soggetti che si possono trovare in una crisi tale da non poter più mantenere la famiglia o i propri familiari, non possono far fronte ai debiti con il fisco, non possono pagare le tasse, ma possono non pagare per esempio la scuola dei figli, le rette, la mensa, le gite di istruzione, cioè questa la crisi che va a impattare sulla crisi finanziaria che riguarda il consumatore è una crisi che poi ha delle ripercussioni deleterie che poi possono portare appunto questo soggetto non solo appunto a delle situazioni familiari che possono sfociare anche in separazioni e divorzi che poi vanno ad aggravare ulteriormente quella che può essere la crisi del soggetto, ma a quello che poi, di cui poi ci parlerà il presidente Ciatti, poi proprio relativamente a trovare dei rimedi, diciamo, diversi da quelli della concessione del credito. Quindi noi ci troviamo poi fondamentalmente ad avere una tipologia di consumatori che possono indebitarsi. Quindi abbiamo il consumatore che è sfortunato fondamentalmente perché appunto si è trovato in una situazione particolare è dovuto a dei debiti che ha contratto in maniera anche inconsapevole o comunque con un certo grado di colpa. Poi abbiamo anche comunque il consumatore dissennato, cioè praticamente quel consumatore che è non meritevole perché appunto si è riempito di debiti e non può più far fronte a questo tipo di situazione. Ma non dobbiamo dimenticare anche come il consumatore possa ritrovarsi in questa situazione perché per esempio è un soggetto che ha
psichiatrica che è affetto anche da disturbi comportamentali. E quindi, per esempio, può essere, cioè può avere delle patologie rilevanti, come per esempio la ludopatia, quella viene considerata, cioè, si parla addirittura appunto nei vari provvedimenti di dipendenza, di dipendenze senza sostanza, perché appunto in quel caso c'è una dipendenza. E anche in questo caso mi chiedo se poi da questo punto di vista una valutazione con riferimento anche alla meritevolezza potrebbe eventualmente rientrare in quella che può essere la, anche il ruolo del consulente quando fa una valutazione appunto per poi presentare un piano. Ma è ovvio che quando si parla di queste situazioni il consumatore, il debitore non può essere lasciato solo. Ecco perché diciamo diventa poi fondamentale che ci sia accanto al consumatore una struttura che lo aiuti, perché non è, non basta andare presso l'organismo e farsi fare appunto un piano, una relazione, andare da, perché poi il consumatore deve essere portato a questa via d'uscita, altrimenti non ci potrà essere mai un restart che effettivamente è quello che vorrebbe appunto portare questa disciplina. Anche perché appunto i diversi approcci che ci sono stati per quanto riguarda questo il sovraindebitamento sono stati diversi, cioè per esempio se noi facciamo un'analisi comparata possiamo dire che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, comunque tutti i paesi che sono caratterizzati da una struttura di common law hanno un approccio volto a considerare una sorta di fallimento del consumatore. Diversamente invece per quanto riguarda il sistema magari italiano, che ha una debt mitigation, cioè si cerca in un certo senso appunto di creare quella situazione per cui comunque i creditori vengono a essere tutelati, ma al contempo si cerca una via d'uscita per quanto riguarda il debitore. Vedete appunto come in queste slide il primo sistema prevede il fallimento del consumatore, la cancellazione dei debiti e quindi quel fresh start proprio attraverso una sorta di sbianchettamento di quella che è la situazione del consumatore, mentre nel nostro sistema, in quel sistema che appunto parla di debt mitigation, abbiamo una ridotta soddisfazione dei creditori attraverso appunto questa, la predisposizione di un piano che poi fondamentalmente anche quello che si verifica, che prevede la nostra normativa nelle situazioni più critiche. Pensiamo appunto alla situazione di nullatenenti o comunque di soggetti che non hanno nulla che poi possono offrire eventualmente anche in una situazione liquidatoria ai creditori, la esdebitazione dei debiti pregressi. Quindi noi abbiamo, diciamo, possiamo anche, dobbiamo anche analizzare, questo secondo me è anche una valutazione che poi deve rientrare in quelle relazioni di cui parlava la dottoressa Caradonio, cioè come si è verificato questo sovraindebitamento, cioè se questo sovraindebitamento è un sovraindebitamento che dipende dal comportamento del consumatore, oppure se invece è un sovraindebitamento che è indipendente da decisioni dirette del consumatore. La disciplina ovviamente ha questi tipi di obiettivi, cioè da una parte appunto dare una pronta ripartenza del debitore e dall'altra anche pensare appunto ad una seconda chance per coloro che si trovano senza colpa in situazioni di sovraindebitamento. Ora, la questione del senza colpa è sempre l'ha espresso la dottoressa Caradonio, ovviamente, che poi deve valutare l'ammissibilità o meno del piano. È una, secondo me, una valutazione molto, molto delicata, perché valutare se appunto un soggetto è effettivamente si ritrova in colpa grave o cioè lasciando stare la parte del dolo, che comunque ci possono essere delle situazioni, però valutare la colpa grave in una situazione di questo genere è veramente molto delicato. E effettivamente in questo caso sia gli OCC ma e i magistrati hanno un ruolo determinante per poi consentire al consumatore di uscire dalla crisi.
ed è molto delicata appunto la valutazione che deve essere fatto. Quindi io quello che cercherei di puntare l'attenzione, soprattutto considerato appunto la presenza del Ministero e di Union Camere e in questo tipo di nostro colloquio odierno, è proprio l'ottica preventiva, cioè noi dobbiamo porci in un'ottica preventiva, cioè i soggetti non devono arrivare a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento. Si deve cercare di fare un lavoro per evitare che il consumatore si possa trovare in una situazione di questo genere, perché accanto al consumatore ci sono una serie di soggetti che poi possono essere, io mi riferisco anche perché è un ambito di cui mi occupo molto spesso, anche ai soggetti minori che si ritrovano poi a subire situazioni particolari proprio a causa di un sovraindebitamento del consumatore dovuto appunto alle più alle motivazioni più variegate. Quindi da una parte un'educazione finanziaria che è necessaria, anche tenuto conto proprio del fatto che noi ci siamo di fronte a degli strumenti finanziari molto complessi, degli strumenti finanziari che vengono offerti ai consumatori, ma dei quali praticamente questi non sanno nulla, oppure comunque non sanno come devono essere gestiti. E poi quello che è importante è la rieducazione, l'educazione prima, ma anche la rieducazione del consumatore, perché io sentendo le relazioni appunto precedenti mi ponevo un problema: benissimo, viene ammessa la procedura, viene stabilito un piano, viene stabilito un tempo in cui praticamente si deve uscire da questa crisi, ma nel frattempo, durante questa situazione, non si blocca il tempo, cioè non abbiamo un tempo che si blocca. Il consumatore, il debitore, il padre di famiglia, la madre di famiglia, il soggetto comunque anche singolo, si trova comunque ad affrontare una vita e ad affrontare tutta una serie di situazioni. Quindi che cosa succede se nell'arco di quel periodo in cui appunto si deve far fronte a questi debiti succede qualche cosa che appunto blocca quello che poteva essere un percorso che era stato diciamo creato per far sì che il consumatore esca da questo percorso. Quindi occorre una rieducazione, occorre che comunque ci sia accanto al consumatore, a mio modo di vedere, qualcuno che lo aiuti per in maniera seria, in maniera costante, ad uscire proprio da questo percorso. In questo già è stato detto dai precedenti relatori quando appunto è possibile essere ammessi alla procedura di esdebitazione. Noi siamo di fronte ad una persona che ovviamente deve essere meritevole, ma sulla meritevolezza abbiamo visto quali sono le problematiche che non si è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta neanche nell'ambito di una prospettiva futura, cioè un soggetto che fondamentalmente si ritrova a non poter offrire nulla ai propri creditori. La nozione di consumatore, come diceva all'inizio il professor Valerini, è una nozione più ampia, perché non è soltanto appunto la persona fisica, ma rientrano anche i soci delle società appunto SNC, SAS, SAPA, debiti estranei a quelli sociali. Ricordava la sentenza della Corte di Cassazione con riferimento al fideiussore, già il Tribunale di Torino del 2021 aveva appunto considerato consumatore il fideiussore che eventualmente appunto prestava fideiussione ma non faceva parte della società appunto per la quale prestava la garanzia. Tant'è vero che in quel caso si pone anche del cosiddetto foro del consumatore, che deve essere applicato proprio perché in quel caso appunto il fideiussore viene considerato consumatore. Ma un altro aspetto molto importante è, oltre ai soci limitatamente responsabili, anche la possibilità appunto di prevedere una procedura per i membri della stessa famiglia, dove per la stessa famiglia noi abbiamo il coniuge, le parti dell'unione civile, conviventi di fatto, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, cioè membri della stessa famiglia conviventi, che quindi si possono ritrovare in questa situazione, e molti nella dottrina hanno appunto richiamato
i soggetti che, per esempio, che fanno parte dell'impresa familiare, per far capire appunto che ci si può trovare in una situazione di questo genere di sovraindebitamento appunto nell'ambito familiare, oppure è un sovraindebitamento di origine comune dovuto per esempio appunto a una successione ereditaria in cui si sono venuti a trovare questi soggetti e non hanno magari posto in essere tutte quelle eventualmente accortezze che possono limitare la responsabilità. Le circostanze ovviamente, poi ci sono, e questo ritorna diciamo alla questione della informazione, della conoscenza eccetera, perché ovviamente il consumatore sovraindebitato deve anche sapere che non può sempre presentare proposte, ma per esempio non può presentarle se già c'è stata un'esdebitazione, se appunto ci siano state delle frodi, ci sia stato un comportamento appunto gravemente colposo. Un altro aspetto che è stato rilevato è appunto la proposta può prevedere anche ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento, concessioni del quinto, trattamento di fine rapporto, pensione, operazioni di prestito su pegno, e questa è un'altra disposizione che è stata inserita. Ma ricollegandomi a quello che appunto veniva detto prima con riferimento al ruolo dei creditori, in particolar modo al ruolo degli intermediari finanziari, diciamo che da questo punto di vista è sì vero che appunto l'intermediario finanziario che ha eventualmente concesso il credito in maniera abusiva, proprio perché non ha fatto le corrette valutazioni, non può fare opposizione, comunque non può diciamo contrastare quella che è eventualmente la valutazione circa la meritevolezza e l'ammissibilità del piano. Però probabilmente qua rientra appunto diciamo un ragionamento sotto il profilo veramente di combinare i due interessi, perché se è vero che appunto il consumatore può essere stato colpevole di aver fatto diversi accessi al credito, è anche vero che la colpa dell'intermediario finanziario che invece l'ha concesso nonostante appunto fosse a conoscenza delle varie situazioni debitorie dovrebbe prevalere in un certo senso anche nella valutazione della colpa, e quindi per valutare quello che può essere il comportamento del consumatore o meno sotto il profilo della buona fede della buona fede stessa. Poi per quanto riguarda anche sempre nell'ottica di quello che è appunto la vera ripartenza, ecco, anche nell'ottica della vera ripartenza si deve vedere qual è pure la scelta migliore per il consumatore, il piano di ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio. Quindi è ovvio che dai due punti di vista probabilmente il piano di ristrutturazione è la scelta migliore per il consumatore. Perché? Perché comunque consente al consumatore di mantenere anche un certo patrimonio da poter poi gestire successivamente, quindi poter ripartire. Una situazione di liquidazione del patrimonio ovviamente porterebbe anche un impoverimento del consumatore, perché è ovvio che comunque si apre una procedura di liquidazione che non è sicuramente che potrebbe non essere conveniente poi anche sotto il profilo del rapporto con i consumatori, con i creditori. Quindi uno degli aspetti appunto è la valutazione della convenienza tra il piano del consumatore e l'aspetto liquidatorio. Anche sotto questo profilo secondo me gli OCC sono molto importanti, e anche poi a parte appunto le possibilità di suddivisione dei creditori in classe, il pagamento in percentuale dei creditori, ma le modalità di pagamento e anche i pagamenti, cioè come si esce diciamo da questa crisi. Non è
molto spesso anche nel, diciamo, nel mio lavoro vedo come non soltanto non vi è la conoscenza che ci sono questi strumenti, ma non solo non lo sanno i consumatori, ma non lo sanno neanche le piccole imprese che possono avere la possibilità di uscire da determinate crisi. E questo emerge nel momento in cui ci si trova di fronte magari a contenziosi in cui oggi è sempre più frequente la circostanza per cui si propone opposizione alle richieste, diciamo, creditorie, sostenendo e magari inserendo anche negli atti che c'è una mancanza di liquidità, che c'è stata appunto una situazione di crisi, eccetera. È sconosciuto questa dai più, obiettivamente. Questo è veramente un vulnus, secondo me, al quale occorre proprio fare rimedio con una campagna proprio di informazione da questo punto di vista, perché molti non conoscono l'esistenza di questi rimedi e come utilizzarli. Questo che cosa fa? Ovviamente aumenta il pericolo che questi soggetti poi pongano in essere degli atti o di liquidazione appunto volontaria ma a prezzi irrisori, oppure appunto il ricorso a altri strumenti per far fronte a questo tipo di situazione. E la situazione pandemica, per il contenzioso che io, diciamo, ho modo di vedere, la situazione pandemica obiettivamente ha incentivato questo tipo di situazione. Quindi secondo me questo è anche il momento in cui effettivamente le istituzioni e gli enti possono e anzi devono agire in questo senso, cioè facendo proprio una campagna di conoscenza per far sì che comunque queste situazioni, che sono in situazioni di stallo, possano sempre più peggiorare. Io avrei finito il mio intervento, ovviamente se ci sono domande sono a disposizione. Grazie Giovanna, grazie per averci fatto capire anche in una prospettiva strategica di approccio alle alternative che il consumatore ha, quali possono essere le strade più convenienti in relazione proprio alla possibilità di ripartenza. Veniamo ora a un altro tema molto delicato e che la legge sul sovraindebitamento consente, collegato anche alla possibilità di ottenere finanziamenti durante il corso della procedura. Ne approfitto anche per richiamare la legge di bilancio di dicembre 2020 che ha previsto per esempio la possibilità di utilizzare quote del fondo usura per assistere, ecco, imprenditori su operazioni di liquidità. Quindi darei a questo punto la parola a Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura Ollus, per vedere proprio l'esperienza concreta che ha affrontato con la sua associazione in questi temi. A lei. Sì, grazie. Io ovviamente mi associo ai ringraziamenti, li faccio, li ripeto, ad Asset Basilicata, Union Camere, e li faccio anche al professor Malerini che ci sta così conducendo in questa giornata. Io intervengo alla fine, per ultimo, quindi questo ho lo svantaggio di parlare meno, ma il vantaggio di aver ascoltato tutti, e poiché sono qui io più ad imparare che a dire, mi ha fatto molto piacere. Ho registrato moltissimi stimoli, ma non temete, non risponderò, perché mi rendo conto che il tempo è quello che è. Quindi cercherò di fare quello che mi è stato chiesto, cioè provare a portare in questo ragionamento, che è un discorso che per la qualità degli interlocutori ha votato molto alto, abbiamo magistrati, professori. Io cercherò di non volare basso, per carità, ma di portare qui su questo tavolo l'esperienza di chi poi il sovraindebitamento se lo trova tutti i giorni dentro casa perché non riesce appunto a far fronte ai propri impegni, e quindi in qualche modo quello che noi cerchiamo di fare e di aiutare. In due parole vi dico cos'è l'ambulatorio antiusura, perché evidentemente non sono così presuntuoso da pensare che lo conosciate. L'ambulatorio è un'associazione, una ollus, quindi è un ente non lucrativo finché durerà questa struttura, questa incandidia, questa figura giuridica delle ollus, nata 25 anni fa, quindi ormai ha una consolidata esperienza in quella che è la sua mission, cioè di assistere soggetti
soggetti sovraindebitati e soggetti quindi a rischio usura, e assistere anche le vittime di usura, perché poi noi non l'abbiamo citato poco, ma lo spettro in qualche modo che è dietro tutto questo percorso, questa difficoltà delle famiglie, dei commercianti, è evidentemente lo spettro dell'usura, cioè di far ricorso ad un prestito illegale che molte volte, purtroppo dobbiamo dirlo, arriva con una facilità estrema a fronte invece della difficoltà di accesso al credito che le persone di cui stiamo parlando riscontrano. Quindi l'ambulatorio ha questa finalità: assistere soggetti sovraindebitati e vittime di usura, assistere attraverso evidentemente una attività di consulenza di professionisti che tutti insieme attorno a un tavolo, e da qui il nome ambulatorio antiusura, assistono, ascoltano, aiutano le persone. Persone, ripeto, senza chiedere denaro in cambio, siamo da questo punto di vista una Orlus. Bene, questa esperienza quindi fatta in questi 25 anni ci consente di dire alcune cose, peraltro molte sono state già dette, quindi io andrò molto velocemente. Per esempio, che questo sovraindebitamento è un fenomeno in forte espansione. È stato già detto prima, noi abbiamo registrato un incremento delle richieste di aiuto arrivate all'ambulatorio antiusura, ma è un dato purtroppo nazionale e generale, che è arrivato al 30% nei primi mesi di lockdown, quindi parliamo di marzo 2020, fino al 50% nei mesi di luglio-agosto 2020. Diciamo che il trend di crescita del fenomeno era iniziato nel 2008, a seguito della famosa crisi che in qualche modo ha colpito, seppur di rimbalzo, il nostro paese, ma quella fu una crisi che arrivò in qualche modo annunciata, per la quale probabilmente riuscimmo, seppur non completamente, a dotarci di strumenti e di anticorpi. La crisi invece legata alla pandemia Covid-19 è stata una crisi che è arrivata dalla mattina alla sera. Sostanzialmente è stato detto: vedete le vostre attività commerciali, e per un'economia che vive molto spesso di cassa, cioè che vivo in ragione di ciò che incasso il giorno, è stato evidentemente un colpo molto duro e che ha creato una enorme difficoltà economica, una carenza di liquidità. Devo dire dal mio osservatorio di ambulatorio in chiusura che non sempre gli aiuti di Stato sono arrivati in modo tempestivo, adeguato, proporzionale, efficace, e quindi noi abbiamo avuto veramente lo spettro di una criminalità che avanzava offrendo la liquidità in tempo veloce, rapido e molto insidioso, cosa che non ci possiamo evidentemente permettere. Quindi questo è un primo dato, abbiamo questa crescita importante del fenomeno, probabilmente non abbiamo ancora visto tutto, c'è chi parla di stagione del debito, c'è che si apre, si sta aprendo una sorta di stagione del debito, con la quale io temo, al di là delle valutazioni di meritevolezza o meno, noi si debba fare i conti e si debba intervenire, perché poi la difficoltà di individuare correttamente un indebitamento o un sovraindebitamento colpevole o non colpevole nella gestione concreta delle situazioni, vi assicuro, è molto difficile, perché ovvio, lo diceva molto bene prima la professoressa, vi è un sovraindebitamento passivo, e quindi quello dovuto a fattori esogeni rispetto al debitore, e la perdita di lavoro, le separazioni che purtroppo sono molto spesso causa di indebitamento, la malattia, il decesso, ma questo è un fatto su cui neanche discutiamo. Ma ci sono poi invece gli indebitamenti cosiddetti attivi, e quindi legati ad un comportamento del debitore, che non sempre, almeno per esperienza che abbiamo noi, meritano, diciamo, una censura o una non ammissibilità rispetto alla procedura della legge 3 di cui oggi stiamo parlando. Quindi io ragionamento che va fatto, credo che in qualche modo le riforme che da poco sono state introdotte sono andate proprio in questa direzione, ce lo diceva prima molto bene il professor Valerini, quello di ampliare in qualche modo lo spettro di coloro che sono ammissibili a queste procedure, e anche in ragione della meritevolezza, no? Questo prevedere sostanzialmente solo l'ipotesi di dolo o colpa grave come causa di non ammissibilità, sono in qualche modo, vanno nel segno di ampliare questo tipo di ragionamento. L'altro tema che noi abbiamo verificato è che il sovraindebitamento colpisce tutti quanti. Cioè, ad oggi non c'è una categoria sociale, qualcuno che possa dirsi, e ovvio lo dico senza essere più oggetto di futuro di malagure, ci mancherebbe, però lo dico per responsabilità. Cioè, abbiamo riscontrato soggetti assolutamente insospettabili, nel senso che potessero finire a non avere denaro sufficiente per far fronte ai propri impegni, venire a bussare alla porta dell'ambulatorio in chiusura. E guardate che queste categorie sono le più fragili, perché sono categorie di persone che non sono abituate assolutamente a vivere in un contesto nel quale non hanno i soldi per pagare l'affitto di casa, la rata del mutuo, la bolletta dell'utenza, e quindi sono coloro che non sono capaci di difendersi, e sono coloro che sono quindi
più facilmente preda di criminali, e sono quelli che noi dobbiamo proteggere. Almeno io parlo con noi, evidentemente intendo ambulatorio antiusura. Questo è un po' il ragionamento. Ora, cosa fare? Perché detto che il tema c'è, detto che il tema è in crescita, detto che c'è una situazione oggettiva esterna che ci crea decisamente problemi, cosa fare? Cosa fa l'ambulatorio? La prima cosa che facciamo, lo è stato detto anche da qualcun altro, facciamo un'educazione finanziaria, facciamo una educazione all'uso responsabile del denaro. Perché poi alla fine, guardate, per esperienza nostra, che il denaro sia poco o tanto, che se ne abbia poco o tanto, in realtà se lo usiamo correttamente questo denaro, noi tanti problemi ce li evitiamo. E devo dire che molte volte noi parliamo di una stima dell'80% di indebitamento attivo rispetto a un 20% passivo. Cioè, cosa vuol dire? Che in realtà l'80% dell'utenza che si rivolge al nostro centro è un'utenza che ha dimostrato di non saper gestire il proprio denaro. E quando dico non saper gestire, vuol dire di aver fatto il passo più lungo della gamba, di aver contratto troppi debiti, quindi non per motivi, diciamo, esogeni, incolpevoli, ma per una scelta inconsapevole e sbagliata. Allora, educhiamo le persone a gestire il denaro in modo corretto, e in quest'ottica, evidentemente, ben vengano incontri come questo, perché hanno una funzione fondamentale di far capire che il tema c'è e che attraverso percorsi corretti, educazione e di responsabilità si può stare tranquilli, o perlomeno provare a stare più tranquilli. Quindi questa è la prima cosa che fa l'ambulatorio, con incontri nelle scuole, con le attività commercianti e con altre situazioni di questo tipo. La seconda, noi chiaramente ci prendiamo poi carico di coloro che ormai nel problema ci sono. Quindi noi affrontiamo la tematica dei sovraindebitati, cerchiamo di verificare le loro condizioni debitorie, le gestiamo nel rapporto con i creditori legittimi e in qualche modo tentiamo di fare, facciamo quello che la legge 3 ha previsto, cioè l'ambulatorio fa sedere attorno al tavolo il debitore, mette su questo tavolo tutte le entrate del debitore, mette sul tavolo le uscite e prova a far tornare i conti attraverso un'attività di transazione con i creditori, attraverso poi quello che è lo strumento fondamentale, che è probabilmente il secondo sconosciuto della serata, se cioè la legge 3 è poco conosciuta. Dobbiamo dire che ancor meno conosciuto è il fondo di prevenzione dell'usura, previsto dall'articolo 15 della legge 108 del 96. Guardate, è uno strumento straordinario, è uno strumento attraverso il quale si può accedere ad un importo economico da destinarsi alla chiusura delle posizioni debitorie pendenti e legittime. È sostanzialmente uno strumento che consente, al netto di transazioni, di fare una sorta di consolidamento dei propri debiti e ridurre ed eliminare tutte queste situazioni debitorie, che sono quelle che spingono, se non soddisfatte, il debitore a cercare una soluzione altrove. Molte volte questa soluzione è una soluzione legittima. È un fondo che funziona, è un fondo, vi do un paio di numeri. L'ambulatorio antiusura lo gestisce, è uno degli enti iscritti al MEF, il Ministero delle Finanze, che ne dispone, ed abbiamo noi erogato garanzie per oltre 7 milioni di euro dal 2002 ad oggi. E che vuol dire? Noi abbiamo consentito l'accesso al credito a commercianti, artigiani, famiglie, dipendenti, pensionati, per oltre 7 milioni e 200 mila euro. E la cosa bella che voglio dire è che questa categoria di persone, considerate che sono persone che non hanno accesso al credito da sole, perché sono cattivi pagatori, perché sono segnalati, perché sono magari, come dire, soggetti che non hanno la porta aperta in banca. Di questa massa di garanzie che noi abbiamo prestato, la percentuale di insolvenza è del 20%. Quindi vuol dire, considerate che trattandosi di categoria a rischio aborigine, l'insolvenza limitata al 20% è un dato importantissimo, che vuol dire che un soggetto aiutato, accompagnato, e qui faccio mille parole che ho ascoltato, attraverso un'attività di tutoraggio, perché noi non dobbiamo limitarci a prendere le persone, risolverlo il problema e lasciarle andare via, ma dobbiamo continuare a seguirle finché c'è un percorso, finché non dimostrano di aver, come dire, assunto dei comportamenti consapevoli e corretti da sole. A noi la politica della persona che si limita ad accompagnare da una parte all'altra della strada la vecchina perché non sa attraversare ci interessa in qualche modo educare le persone ad attraversare da sole, rendere i cittadini consapevoli di quello che fanno e dei loro gesti, compreso anche a volte il fatto di fare scelte sbagliate, purché lo facciano in modo consapevole. Abbiamo a che fare molte volte con cittadini passivi che scelgono cose di cui non capiscono totalmente il significato. Quindi questo è un dato molto importante, capire che su 100 persone alle quali la banca ha detto no, non sei, come dire, per me un soggetto affidabile. Bene, capire che su queste 100, in realtà 80 erano affidabili e meritavano credito, e considerare che delle 20, diciamo, su 100 che non hanno
restituito questo prestito, ce n'è comunque una percentuale la cui restituzione non è dovuta ad un comportamento scorretto, ma è dovuta ad un intervento di un fattore negativo successivo indipendente dalla loro volontà. Anche in questo caso può essere la morte di un compagno o la perdita di lavoro, per cui in realtà riduciamo ancora il margine di soggetti, fatti 100 quelli iniziali, che non meritavano assolutamente fiducia. Chiaramente, lo dobbiamo dire per correttezza, ce ne sono, ma sono un numero limitato rispetto al grande successo. E considerate che noi stiamo dicendo che 80 persone su 100, banca che dice no, finanziaria che dice no, sono 80 persone o 100 persone che si rivolgono a qualcun altro. E sono proprio tra quelle persone, è tra quelle persone che alla fine l'usura, quindi, dilaga e vive, ed è cosa che noi evidentemente non possiamo permettere in nessun modo. Il fondo ha chiaramente una disciplina, lo dicevo prima, l'articolo 15 della legge 108, è destinato a soggetti sovraindebitati che abbiano una capacità di restituzione, ed è un fondo che non crea liquidità, ma è un fondo da destinarsi esclusivamente al pagamento diretto da parte nostra, intendere nostra, cioè delle fondazioni e delle associazioni che lo gestiscono, al pagamento dei creditori legittimi. Noi non diamo denaro evidentemente nelle mani dei debitori, ma andiamo a pagare direttamente quelle posizioni debitorie che noi abbiamo ritenuto necessarie come elemento di eliminazione per consentire al debitore di tornare a vivere in modo sereno e quindi eliminare i rischi che quella situazione potessero creare e spingere in mano agli usurai. Velocemente vado perché il tempo stringe, il fondo di cui all'articolo 15 ha anche funzioni sinergiche rispetto alla legge 3. Questo lo dice anche l'articolo 8 della legge 3, laddove attraverso il fondo si può consentire, per esempio, di garantire la fattibilità di un piano del consumatore attraverso una risorsa esterna, ovvero nel caso di accordo con i creditori si può consentire al debitore di offrire un'alternativa rispetto a quella liquidatoria migliore e che quindi consente la modulazione. Noi abbiamo ottenuto presso il Tribunale di Roma, che come il professore Ballerini saprà non è proprio uno di quelli più, come dire, più aperti rispetto alla legge 3, abbiamo ottenuto un importante omologa di un accordo nel quale noi ambulatori antiusura abbiamo erogato la somma, messo a disposizione meglio la somma prevista dal fondo di prevenzione, e il Tribunale ha riconosciuto quella soluzione migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, ma migliore, lo dico soprattutto alla dottoressa Caradonio, per i creditori. Cioè migliore nel senso che avere una somma a disposizione in poco tempo rispetto all'ipotesi alternativa, che era quella di andare a fare pignoramenti sul quinto del reddito del debitore, chiaramente pignoramenti a catena, cioè da qui diciamo l'eternità visto il reddito che aveva la persona, è stata considerata un'alternativa, come dire, migliore. E quindi questo è un caso in cui noi attraverso il fondo e solo attraverso il fondo un debitore ha risolto i suoi problemi. Noi abbiamo stipulato una convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Roma proprio perché l'Ordine degli Avvocati, come sapete, ha un organismo, un OCC, del quale peraltro io sono uno dei gestori, e noi riceviamo moltissime istanze, molte delle quali non sono non ammissibili, ma non sono proprio compatibili, direi io, con la legge 3. E quindi abbiamo fatto una convenzione in base alla quale tutte quelle domande che non sono ritenute, come dire, non rientrano nello schema della legge 3, anziché lasciare andare queste persone in giro per la città o per il mondo a cercare soluzione, l'ordine in qualche modo le indica o comunque segnala loro l'esistenza di fondazioni, associazioni, ambulatori antiusura che gestisce i fondi di prevenzione affinché attraverso l'accesso al fondo si possa risolvere quel problema che la legge 3 non ha consentito di risolvere. E considerate che noi abbiamo un range di, cioè riusciamo a risolvere attraverso la legge, il fondo di prevenzione, posizioni debitorie di circa 70-80 mila euro, perché al netto di transazioni fatte con i creditori noi riusciamo a chiudere posizioni chiaramente molto più alte, che crea un vantaggio ulteriore per il soggetto che ne beneficia, perché a fronte di un piano di rientro sull'importo del fondo di 20 mila euro, lui ha chiuso posizioni debitorie per un valore nominale di oltre 40 mila. Quindi questo vuol dire che le risorse ci sono, cioè sono molte e evidentemente vanno conosciute, perché questa è una sfida che io mi sono dato, far conoscere a tutti l'esistenza del fondo di prevenzione dell'usura. Noi abbiamo fatto una proposta normativa, io l'ho presentato al commissario straordinario del governo per iniziativa anti-racket, di costringere le banche, che sono molte volte come dire, spettatori finché la situazione è fisiologica, diventano attori quando poi c'è una situazione di credito patologico. Bene, costringere le banche a fare una cosa molto semplice: quando chiamano il loro cliente perché c'è una posizione in sofferenza, un rientro necessario, qualcosa che non è più possibile tollerare,
segnalare a queste persone che esistono i fondi di prevenzione dell'usura. Cioè che anziché chiamare il commerciante e dirgli devi rientrare del filo perché non posso più tenerlo, vai a cercare i soldi chissà dove, e noi sappiamo purtroppo per esperienza che uscito dalla banca molte di queste persone cercano soldi dove non vanno cercati, bene, dire alle banche sappi però che esistono fondazioni, associazioni che gestiscono fondi pubblici che non costano nulla, perché ripetiamo non costa nulla l'accesso al fondo, prova a vedere se lì hai una soluzione. Noi salveremmo molte persone, molte aziende, molti commercianti, non solo da un punto di vista commerciale, cioè per la loro attività, ma soprattutto, dico io, salveremo queste persone dalla morsa e dal capo di usura. Grazie. Grazie, grazie a lei e soprattutto per questo spaccato molto, molto importante e, se mi sembra di poter dire, anche che dia sostegno all'idea che la formazione e l'informazione sia fondamentale, soprattutto bisogna accompagnarle per giustamente, ma che dà anche fiducia, nel senso che questo messaggio, questi dati statistici e queste possibilità di strutturare danno proprio la fiducia che serve nel momento in cui ci si approccia all'accesso alla legge, perché non lo dimentichiamo da un punto di vista psicologico, già il chiedere aiuto è un passo importante, perché molti non ci si avvicinano per timore, per questioni di immagine, di reticenza. Quindi è giustissimo sottolineare, a mio avviso, l'aspetto del sostegno anche psicologico dei soggetti, sia quelli a più a rischio usura che anche per altre problematiche, ma che la generalità proprio dei soggetti coinvolti, come diceva Giovanna prima, con situazioni familiari complesse e quant'altro. Grazie quindi a Luigi Ciatti. Vedrei adesso a questi punti se ci sono domande da parte del pubblico, curiosità, osservazioni o qualsiasi intervento. Vediamo se naturalmente pare di no, sì? Okay. È stato talmente tutto molto chiaro, sto leggendo le chat, ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno mantenuto, come dire, che hanno avuto la pazienza di seguirci. No, ma mi pare che, non so se Patrizia o Sabrina mi danno conferma, ma non vedo nessuna domanda specifica. Perfetto. È stato allora direi molto chiaro. Perfetto. Allora io a questi punti ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio tutti i relatori per il loro apporto, ringraziamo Union Camere, il Ministero dello Sviluppo Economico per l'organizzazione e diamo quindi appuntamento al prossimo incontro che dovrebbe essere Modena, il prossimo del Modena il 22 Fabio la mattina alle 9:30. Per chi volesse iscriversi sul sito della regolazione del mercato, www.regolazionedelmercato.cancom.it, nella sezione sovraindebitamento c'è il programma con la scheda di iscrizione. Scusa se ti ho interrotto, ma ci tenevo a dirlo. Perfettissimo, così abbiamo dato anche modo di collegarsi e di seguirci ancora. Grazie ancora a tutti gli ospiti, a chi ci ha ascoltato e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, grazie. Buonasera.